C'è mai stata al Termometro, a Place della Repubblica? È un bar, all'angolo di Boulevard Voltaire. La domenica mattina c'è sempre una signora molto gentile, la signora Fanny, che si occupa di rifare una vita alle persone che ci vanno da parte di Dio. E ci parla, e chissà, se ha qualcuno adatto, vai a sapere. E poi, se va, va, se no, arrivederci, grazie. Non c'è mica l'obbligo di comprare, è il verso libero, Ma che è? Che ho detto di tutto? L'Atelier è una commedia ambientata nel secondo dopoguerra che si svolge all'interno di una sartoria in cui si intrecceranno le vite di moltissimi personaggi che proveranno a ripartire, a riprendersi in mano la propria vita dopo la disperazione della guerra. Di recente mi hanno presentato qualcuno. Ah, vedi. È anche venuto a casa. E com'era? I bambini gli hanno fatto fare una vita talmente di inferno. Simone è una giovane madre di due bambini che arriva in questo atelier appunto come ricamatrice. È una ragazza, una giovane donna molto sensibile, riservata e timida che nasconde dentro di sé un terribile segreto che si svelerà nel corso della, appunto, della commedia. Suo marito purtroppo è stato deportato in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale e lei negli anni che trascorrerà all'interno di questa sartoria lo cercherà ovunque sperando di riabbracciarlo. Capisco, non è niente di grave, non è il caso di mettersi a piangere, sono cose che succedono. È questo quello che il commesso ha detto al suo cliente. Un filo di cattiva qualità, dei punti troppo larghi,